Ciao, oggi siamo sul canale di Cuori insieme con la nostra Silvia, che è il nostro promoter dell'azienda, per farvi passare una bella giornata su due tipologie di pesca, una l'inglese che farò io e lei farà una pescata con la canna fissa. Qui ci sono carpe, carassi, brain, ci sono pesci, diciamo, un po' di tutte le tipologie. Poi vi faremo vedere anche un discorso di additivi per le pasture, per aumentare la pescosità durante le giornate di pesca. Additivi, gli additivi Miltic. Noi abbiamo preparato gli additivi Miltic, che è Brase, Touch e X-Carp. Ovviamente ognuno ha il suo, la sua particolarità per ogni tipologia di pesca o pesce. Ovviamente si possono mettere in tutte le pasture con una percentuale non superabile del 10%, perché se no sarebbe troppo forte, rovinerebbe un discorso della pastura. Ovviamente il Miltic Brasem e il Miltic Touch sono fatti prevalentemente per le brem. Si possono inserire dentro delle pasture da carassi, come faremo oggi, però sono prevalentemente, diciamo, per le brem. Il nostro invece X-Carp è ovviamente molto 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 dolce ed è quasi esclusiva per carpe e carassi. Ovviamente, come ho ripetuto prima, si possono aggiungere in tutte le nostre tipi di pasture. In un posto come questo è sufficiente avere mezzo chilo di bigattini, perché tanto il pesce c'è, diciamo, e noi con mezzo chilo di bigattini riusciamo a farci la nostra bella mezza giornata di pesca. Utilizzeremo la colla cookie. La colla cookie è un'arabica al 100% naturale e 100% pura. Perché? Perché con queste temperature, se noi dovessimo utilizzare una qualsiasi altra delle colle, farebbero morire i bigattini. Invece con l'arabica queste cose qua non succedono. Avremo il problema che ogni tanto dovremo bagnare poco i bigatti perché si rincollino, però diciamo che loro rimarranno vivi per tutta la nostra pescata. Facciamo vedere che basta inumidirli pochissimo e con pochissima colla riusciremo ad avere un risultato eccellente. Li faremo saltare. Senza toccarli con le mani si vede che stanno diventando bianchi. A questo punto gli daremo appena appena con la mano, con la mano leggermente umida, gli daremo un colpo e poi dovremo attendere che la colla faccia il suo corso. Mezzo chilo di bigatini, 2 chili di pastura. Abbiamo usato la nostra Grand Prix mescolata con l'Esploit. Perché? Perché comunque l'Esploit aiuta la Grand Prix a essere molto più friabile in acqua lenta e poca, come c'è in questo canale dei cuori. La nostra Silvia ci ha detto che dovremo utilizzare una pastura chiara e molto aromatica. Il nostro Grand Prix ha un grandissimo aroma all'amaretto e adesso vi faccio vedere il risultato. Il risultato è questo. Com'è stata la nostra pescata oggi all'inglese? Abbiamo deciso di fare 2 linee di pesca, una un po' più corta e una un po' più lunga, per vedere di prendere delle brem una linea più corta con un galleggiante più leggero e con un galleggiante più pesante per portarci nel sottoriva per vedere se riuscivamo ad attaccare qualche carpa. Abbiamo utilizzato la Superba per fare una pesca più corta, diciamo a una decina di metri dalla riva, con
un galleggiante Bora. Perché questo? Perché questo ha la possibilità di poter cambiare gli inserti da piccolo al fischione, o eventualmente, se l'acqua dovesse camminare, con un'asta un po' più portante. Questo perché, avendo una grammatura leggera, cerchiamo di insidiare di più le breme. A questo punto faccio vedere la lenza che abbiamo costruita, che sono identiche, diciamo, tra la pescata corta e la pescata lunga. Abbiamo messo un galleggiante Corbara da 25 grammi per poter stare là sotto con l'antenna più portante, perché ovviamente deve trascinare un po' l'esca. Abbiamo preso una girella tripla. Al centro della profondità abbiamo messo 4 pallini dell'otto per capire quando dovessimo essere appoggiati a qualcosa, il galleggiante rimarrebbe starato, così noi non rimaniamo là ad aspettare una mangiata che non ci sarà mai. Per poi concludere con un bulk di pallini e uno stopper da poter spostare avanti e indietro a secondo di quello che vogliamo dopo appoggiare il terminale. La combinazione di oggi è stata, come finale, il nuovo KRP del 10 e del 12 per il sottoriva e i nuovi picador. I picador sono in due versioni, sono bruniti e rossi. Un amo molto resistente, strong, a becco d'aquila, il classico amo, diciamo, da fare le pesche all'inglese o addirittura con rubagiene e canne fisse. Allora, oggi io ho impostato la mia pesca con la tecnica della canna fissa. Inizialmente volevo utilizzare la 9 metri, ma a causa delle folate di vento che erano presenti durante la mattinata ho deciso di utilizzare la 8 metri. E comunque in questo canale si possono pescare tranquillamente anche con delle lunghezze minori, tipo la 7, la 6, ci si diverte comunque. E come montatura ho utilizzato un galleggiante a goccia di 2 grammi che mi permette di stendere bene la lenza in fase di lancio. La taratura del galleggiante l'ho fatta per metà utilizzando una Turpil da 1 grammo. L'altro grammo ho fatto praticamente un bulk di pallini, 6 pallini, vicino alla micro girella dove andrò a mettere il terminale, e poi 2-3 pallini equidistanti che mi aiutano a tenere bene la lenza in pesca. Il terminale di una lunghezza di 25 cm, che va molto bene per pescare in questo canale, e con un amo del 16. Il bulk sotto e l'ho messo perché principalmente in questo canale sono presenti breme e quindi mi aiuta a vedere anche le mangiate della breme che per lo più sono installata. E io vi consiglio di pescare in canna fissa perché è una tecnica molto divertente. In questi canali dove c'è una buona quantità di pesce ci si diverte molto ed è una pesca che possono affrontare tutti tranquillamente
dai bambini ai più adulti. Vogliamo portare in giro le nostre canne fisse con sicurezza. Travel CRB. Ci stanno tutte le canne fisse, le nostre vitesse, dalla 2 fino alla 5 metri e anche oltre. Ha una certezza di con delle tasche e delle fibbie che non si possono spostare. Lo possiamo chiudere a una cerniera veramente protettiva. E qui possiamo portarle in giro dove vogliamo senza aver paura di rovinare né lenze e né canne. A trovarci il nostro amico Dario di Arza Grande con il negozio GD Idea, che ci ha lietato, diciamo, della sua presenza, intanto che noi stavamo pescando stamattina, io e la Silvia, nel bellissimo canale di Cuori. Con pochissimo materiale siamo riusciti a fare due pescate veramente meravigliose. Al prossimo video.